La storia si ripete alla prima traversa Macinanti, siamo a Pagani nella traversa di via Mangioni che conduce verso Nocera Inferiore, una strada completamente devastata dalle buche, anzi dalle voragini, tante le difficoltà per gli automobilisti e per gli autotrasportatori che la percorrono, costretti a pericolosi zigzag per evitare le buche e quindi per evitare danni alle vetture. Una situazione ancora più complessa quando si registrano piogge, perché quelle buche sono colme d'acqua, non sono visibili e quindi diventano delle vere e proprie insidie, delle trappole per chi percorre la stradina. La storia si ripete perché qui siamo tornati spesso anche per un altro problema, quello dell'abbandono dei rifiuti. Purtroppo negli ultimi anni sembrava che la questione fosse stata finalmente risolta ed affrontata, ma così non è, perché sono ritornati sui marciapiedi anche rifiuti ingombranti, pneumatici, elettrodomestici. Insomma, l'arteria nelle ore serali diventa ancora una volta uno sversatoio. Ci troviamo praticamente nella strada che corre ai lati del mercato ortofrutticolo Pagani Nocera, attraversata quotidianamente da migliaia di persone. Servono dunque accorgimenti, strategie per limitare e arginare questi fenomeni. Il problema delle strade gruviera non riguarda ovviamente solo questa stradina nella città di Pagani, è diventata una vera e propria piaga, lo stesso disagio lungo via Mangioni, ma in realtà da tempo si segnalano problemi simili in via vicinale Macinanti, in altre traverse sempre delle zone periferiche, ma anche nel centro, perché la stessa via Carlo Tramontano è ancora devastata dalla presenza delle buche. Sentieri di guerra con tante segnalazioni da parte dei cittadini, ma ancora niente si è mosso, anche se dal comune hanno garantito che a breve saranno garantiti interventi radicali e non i soliti rappezzi.